Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nostro nuovo video qui da EICMA 2024. Siamo all'interno dello stand Voce, brand del gruppo Leoncin. Voce non è soltanto adventure, sportive, cruiser, custom, ma è anche scooter. Perciò, come il titolo già anticipa, andiamo a vedere questo ruote alte 16 pollici della Linea, appunto, urbana. Ed eccolo qui davanti a noi il nuovo SR 16200 e partiamo subito dal nome, oltre che dall'estetica molto piacevole di questo modello. Un cerchio quindi davanti da 16 pollici gommato 180, mentre al posteriore rimane un più canonico 14 120 80. La cilindrata non è 200 come il nome anticipa, ma è un 174 centimetri cubici, ovviamente monocilindrico, da 17 cavalli e mezzo e 16 Nm di coppia. In questa colorazione grigio metallizzato opaca è veramente interessantissimo. Un mezzo pensato e votato per l'utilizzo cittadino. In questo caso specifico abbiamo anche il bauletto posteriore, così come le protezioni per manopole e corpo del rider, grazie ai tre pezzi di parabrezza. Ovviamente il cambio è un CVT, l'altezza della sella dal suolo è di 800 mm e il peso totale è di 140 kg. Comparto frenante anteriore e posteriore singolo disco, capacità del serbatoio di 7,8 litri con una velocità massima dichiarata di 110 km/h. Estetica anteriore, su tre livelli troviamo un gruppo ottico principale nella parte alta del manubrio, una firma luminosa a boomerang nella parte centrale e gli indicatori, in questo caso di svolta, posizionati sui due scudi laterali del mezzo, la forcella è a steli classici, la sella a pezzo unico, continua, molto larga per il rider, altrettanto comoda anche per il passeggero con la pratica piastra che ingloba al suo interno le maniglie, beige 200 SR16 e qui troviamo poi il propulsore. Le pedane sono a estrazione dalla scocca delle carene laterali, troviamo nella parte bassa la presenza di cavalletto centrale e anche laterale, e poi concludiamo con la visione del tre quarti posteriore, dove troviamo un unico gruppo ottico centrale molto sottile lungo tutto il codone, che va a integrare poi un gioco molto particolare di luci. Parte bassa, terminale di scarico lato destro e doppio ammortizzatore per andare a sopperire a quelle che saranno le discrepanze e ovviamente le sconnessioni del manto stradale. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Tra l'altro vi mostro anche un po' quella che è la strumentazione, un mix analogico-digitale. Troviamo anche il tasto per il TCS, accensione keyless, un mezzo veramente completo dal nostro punto di vista in categoria pedana piatta. Fateci sapere qui sotto il vostro parere, iscrivetevi al nostro canale attivando anche la campanellina delle notifiche e seguiteci per ogni altro nostro aggiornamento per quelli che saranno i video qui da EICMA 2024 e tutti i prossimi contenuti a due e quattro ruote. Per il momento da qui, dallo stand Voce con SR 16200 è tutto. Il nome è uguale su tutte le piattaforme social ed è WeDrive.tv.